squadra che è Chieri, sicuramente temibile e che aveva già giocato prima di noi. Per noi invece era un esordio sotto tutti i punti di vista in campo e l'abbiamo affrontato nel miglior modo possibile a livello mentale. Dopodiché sulla forma fisica, sulla tattica, così ci sarà tempo per lavorarci, però l'importante è che andremo a Vicenza, quindi questo era il nostro obiettivo. E questo vi dà la possibilità di giocare ancora in partite importanti che servono per quello che sarà poi il futuro del campionato. Ma diciamo che l'anno scorso ci siamo guadagnate questa Supercoppa, per cui sono veramente contenta di andare a giocarla là dove conta, e avremo subito delle prove importantissime che metteranno alla prova il nostro carattere fin dalle prime uscite, quindi nel frattempo speriamo per l'arrivo dell'ultima pedina, che è Gray, appunto, che dovrebbe essere in arrivo, e poi saremo al completo e insomma noi cercheremo sempre di andare in campo come oggi, cioè dar fastidio a tutti, non mollare mai, anche se sotto di qualche punto, e poi vedremo. E da ultimo ti chiedo, visto che sei la capitana, le sensazioni di questo nuovo gruppo che tranne te, Leonardi e Piccinini è cambiato completamente. Ovviamente siamo ripartiti un po' da zero, però se ne palestra dal 6 di luglio, quindi di tempo per lavorare assieme ce n'è stato. Io sono molto contenta di questo gruppo che si sta creando. E ovviamente non era facile venendo da un affiatamento come quello passato, dello scorso gruppo, però devo dire che io sono molto fiduciosa, molto positiva per il futuro, perché ho visto ragazze che hanno voglia di lavorare, ragazze giovani che in palestra non mollano niente, quindi io sono molto contenta. E l'anno scorso di questi tempi stavamo preparando lo spot per la campagna abbonamenti, quest'anno niente da fare. Tutto un po' sballato. Ci siamo passati mesi estivi in palestra e non vi dico quanto abbiamo sudato e è stata dura anche per il caldo, però non importa, perché la voglia di giocare era superiore a tutta la fatica e ai problemi esterni che potevano essere. Grazie mille, bocca al lupo.